in primo piano. Attualità, informazione e tutto ciò che fa notizia, qui su Radio Budrio con Mara Generali. In primo piano, l'attualità di Radio Budrio. Bentrovati all'ascolto di Radio Budrio. Quest'oggi ci occupiamo di un libro dal titolo Alchimia dell'immagine, l'alchimia e il transfert, Jung e la Klein. E lo facciamo parlando direttamente con l'autore, Luca Valerio Fabi, laureato in medicina e chirurgia, è psicoterapeuta specialista in psicoterapia analitica. A partire dal 2002, quando faceva parte del direttivo dell'Ordine dei Medici di Bologna, si è occupato di quale fosse il rapporto che si instaura fra il medico e il suo paziente, che spesso ha un'importanza fondamentale per la cura di quest'ultimo. Professor Fabi, ben arrivato. Ben trovati. Questo libro, edito da Paolo Emilio Persiani, quando è uscito? Sì, è uscito da circa un anno. Da circa un anno. Però è la sua seconda edizione, la seconda edizione ha poco più di 2 mesi. Tema molto ostico per me. Mi aiuta a capire di cosa tratta l'alchimia dell'immagine? È un libro di psicoanalisi, però è un libro di psicoanalisi che pone al suo centro un'analisi accurata di quelle che sono le immagini degli alchimisti, cioè si occupa di alchimia e della trasformazione dei metalli in oro, intesa anche come trasformazione del paziente nel suo percorso analitico. Ovviamente il riferimento è a Carl Gustav Jung, essendo io junghiano e docente di psicologia analitica, ma lo fa con un riferimento anche alla psicanalisi della Klein. Quello che questo libro vorrebbe appunto mostrare è che l'alchimia è in sostanza, in buona sostanza, una proiezione delle nostre immagini interiori, che sono le stesse immagini che noi ritroviamo all'interno dei sogni e che ritroviamo all'interno del setting analitico durante la nostra terapia, per chi appunto si sottopone a una terapia analitica. Lei parla anche di un transfert che avviene tra medico e paziente? Sì, la traslazione avviene fra il medico e il paziente, cioè oltre alla classica traslazione di tipo freudiano, nel quale si proiettano sull'analista delle figure genitoriali molto importanti, nella concezione junghiana vengono anche proiettate appunto queste figure che sono comuni a tutta l'umanità, cioè dell'inconscio collettivo, e che corrispondono a quelle che sono le immagini appunto degli antichi alchimisti. Che gli antichi alchimisti proiettavano sulle loro storte e loro alembiche. E queste immagini per noi prendono il nome di immagine archetipica, cioè di un'immagine che è a priori presente nella coscienza e che ha un effetto anche trasformativo e terapeutico sul paziente. In pratica tutti proiettiamo le stesse immagini? Ognuno di noi le proietta a modo suo, perché l'archetipo è pressoché inesauribile, però abbiamo tutti un fondo comune che ci unisce su quello che appunto è la relazione che creiamo con il paziente e l'analista. Cioè noi proiettiamo il nostro modo di relazionarci e questo modo di relazionarci ha anche una immagine interiore che per ognuno di noi è diverso, ma che in buona, come immagine singola, ma che in buona sostanza è però simile nel rapporto di relazione. E sapere interpretare queste immagini, naturalmente fatto da uno specialista, aiuta anche a capire se stessi e il nostro rapporto con gli altri? Sì, certo, aiuta a capire noi stessi e il nostro rapporto con gli altri, perché infatti quello che avviene nel setting analitico è proprio che con l'analista viene messo in atto quel rapporto alterato che noi abbiamo con gli altri, che è alla base, spesso e volentieri, dei nostri conflitti psichici inconsci. Cioè noi riproduciamo con il nostro analista esattamente quello che facciamo fuori dal setting in senso negativo. E dentro il setting appunto viene elaborato in modo che quando noi superiamo questo impasse a livello dell'analista lo possiamo anche utilizzare all'esterno per superare il nostro conflitto. Dentro di noi abbiamo una serie di battaglie, litighiamo con noi stessi, con una parte di noi stessi? Sì, dentro di noi ovviamente là dove c'è un disagio psichico, ma anche nella normalità, ovviamente nel disagio psichico è più evidente questo, dentro di noi ci sono tutta una serie di conflitti più o meno inconsci che da un lato ovviamente possono farci ammalare, dall'altro però è anche da tenere presente che ci possono invece essere indispensabili per progredire nella nostra vita. A chi è rivolto questo libro? Questo libro, come scrive nella prefazione il professor Canestrari, è rivolto sia ai tecnici sia a tutte le persone che vogliono approfondire invece l'argomento appunto della traslazione, dell'alchimia e del pensiero di Jung visto in confronto con quelle che sono appunto anche le scienze psicoanalitiche moderne. Io la ringrazio, ricordo che il libro si intitola Alchimia dell'immagine, abbiamo parlato proprio con l'autore Luca Valerio Fabi e che è edito da Paolo Emilio Persiani. La ringrazio. Grazie a voi. A risentirci. In primo piano, l'attualità di Radio Budrio.